Ed eccoci qui, tornati in questa sala giochi particolare con quel gran genio di Alessio che vedete qui di fianco. Vi stiamo facendo vedere Job Simulator. Job Simulator in versione HTC Vive. Lo stesso gioco è disponibile anche su PlayStation 4, è uno dei titoli di lancio di PlayStation VR. Si gioca solo ed esclusivamente con i Move, se lo giocate su PlayStation VR. Praticamente il gioco è identico, non vi potete cambiare, costa 28 euro, tipo 28,50 su PlayStation 4 e 28 euro invece su Steam. Di che si tratta? Si tratta di un simulatore, come potete Che immaginare, per me è fantascienza, un simulatore di di. lavori. Io ho dovuto comprare HTC Vive per Ha sperimentare questa speso cosa. 1000 euro adesso per sperimentare che significa lavorare. Questo è un simulatore di lavoro che parte da questo presupposto stupido in cui l'umanità si è praticamente estinta, esistono solo dei computer e tu sei uno di questi computer che va in visita in questo museo dove praticamente vengono ricreati i lavori che faceva l'uomo, una roba di questo tipo. Ci sono quattro scenari, chiamiamoli, che poi si possono utilizzare, cioè voi comprate il gioco, avete accesso a tutti gli scenari, sono quattro scenari e questi quattro scenari sono il lavoratore d'ufficio, lo chef in cucina, il commesso del negozio, anzi il come si chiama? Non il commesso, Commesso, no, commesso. quello che sta proprio alla banco, alla cassa, Sempre il commesso, il capito? cassiere e il meccanico. Ognuno è composto da circa 16 livelli, ce n'è soltanto uno, quello del lavoratore, se non sbaglio, che sono 13, gli altri sono 16 livelli incrementali, cioè hanno una sorta di micro storia in modo che ti seguono. In realtà è più un lunghissimo tutorial che ti farà andare, ti fa provare tutte le attività di quello scenario. Quando l'avete finito, si può giocare il free mode, dove potete fare quello che vi pare per tutto lo scenario. Allora, Guarda! esatto, sei un campione. Quello che vedete naturalmente è il rendering che compare su PC, per questo c'è anche la finestrella sopra. Purtroppo alcune cose sono ineliminabili. E invece l'altro che vedete è quel IOT di Alessio che appunto si muove. Scusate le sue spalle che spesso Due darà. cose, due cose. Questa griglia Non la vede determina. nessuno, la vedi solo te, perché quello è il chaperon e lo vedi solo Lo chi vedo gioca solo su io. Vive. Lui sta parlando di quella griglia che si intravede in modalità ponte ologrammi di Star Trek, che è una cosa tipica di HTC Vive. Ne ho parlato bene nella recensione, che ti impedisce di andare a sbattere contro le mura dopo che tu hai definito il perimetro di Che più gioco. o meno qui, in questo caso, arriva da qui. Esatto, perché io l'ho definita io, altrimenti Mi sbattevi. sentono quando Sì, parlo o no? questo stai girando verso qua perfettamente. Quindi Allora, quando mi parlo, sì. mi Sì, giro. allora prendi uno, cucina magari, uno un po' carino. Esatto. Mi Si... inserisco nell'apposito E contenitore. poi usi la Qua leva. possiamo Ti vedere fa vedere lo un scenario. È un ologramma. ologramma, sì, e tira la leva. Tira la leva, tira la. Allora, considerate che fondamentalmente si utilizza solo ed esclusivamente il grilletto. Non posso giocare, Sì, non sì. posso giocare. Sì. Girati. Ti ha detto di spingere il pulsante, guarda. Ah, è morto, bravo. Dicevo, ha questa particolarità il gioco che si utilizzano solo i due grilletti, quindi i grilletti posteriori di HTC Vive, e funziona lo spostamento ovviamente del corpo nello spazio. Questo vale in modo identico su PlayStation Pro, anche a livello grafico, perché come potete vedere, graficamente il gioco è veramente il minimo indispensabile, come vogliamo chiamarlo. Il gioco come funziona? Ci sono tutti questi microlivelli. Se Alessio sta fermo e legge semplicemente quello che c'è scritto, in tutti gli Dove? scenari hanno Prima davanti a non. loro c'è sempre un televisorone che vi dice quello che dovete fare in quell'elemento. Sta sopra di te No, cosa, Ale? vedo il televisore. Sopra di. Vedo, Sei mai vedo. stato in una cucina che c'è le comande in alto, Ale? Io ho fatto il cameriere, però Non non. è. E io in cucina, girati. Alza la Allora, l'ho testa. visto. Alza la No, quindi l'ho testa, visto, l'ho visto. eccolo. Però ti chiedo Prendila. Tutto, quando sono pronto. Voglio capire che cosa ho a disposizione. te lo spiega lui tanto. Anche questa particolarità del gioco, il gioco non ha un punteggio, non, nessuno ti vede quando fai così, ti stai già dall'altra parte, la schermata è esatto. Ha un punteggio, non ci sono punteggi, non si può morire, non si può perdere, non si può rimanere bloccati, perché tutti gli elementi importanti, se li lanciate fuori dalla spazio, guarda, prova a lanciare l'estintore fuori. Come per magia, ricomparirà alla sua posizione, quindi non potrete neanche rischiare mai insomma, di rimanere bloccati, se sono elementi cruciali. Vabbè, basta Alessio. Perdonatelo, purtroppo io non so più che fare. Spero che tu possa inciampare con lo schermo. Totally disco. Questo lo faccio partire quando sono un po' più confidente. Chiudilo. Tra l'altro, voglio farvi vedere una cosa. Alessio, guarda, apri il frigorifero. Il gioco tiene conto anche della fisicità, cioè le mani sono fisiche. Se adesso apri il frigorifero, aprilo. Ecco, adesso aprilo tutto. No, 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 apri solo un'anta.
Apri una cazzo. Fermati, lava la mano. Allora, vedete, lui può chiudere anche semplicemente spostando con la mano. Non deve premere il grilletto. Chiudilo come se lo volessi chiudere sbattendoci contro, vedete? Cioè, non è necessario grabbare per richiuderlo. Potete sia rigrabbare oppure semplicemente sbattendo voi chiuderete gli elementi dello scenario. Questa cosa è simpatica, è molto credibile e dà una fisicità sua. Direi proprio di no, proprio per il fatto che spostando non c'è nessun contatto. Beh, però è credibile che quando sbatti almeno fa qualcosa. Sì, ma è totalmente innaturale per il cervello. Va bene. Fai per favore il gioco? Così facciamo vedere un po' dei compiti. Sono tutti compiti veramente basilari. Vabbè, veramente proprio, No, le fette di pane si generano in sono infinite, sì, potresti riempire il pavimento di fette di pane. Mi sto arrotolando troppo sul cavo, che esatto. Ricordiamo il anche sul cazzo, stai rompendo troppo. Magari vai. Per terra. Allora, comanda. Sei sicuro che me lo staccala e lanciala la comanda, non serve a niente tanto una volta fatta. Leggi quello che c'è scritto. No, leggi quello che c'è sulla comanda prima. No, sulla comanda! Non ho niente! Come no, leggi! Riga, spazio. No, scusa Alessio, io lo vedo perfettamente. Leggi quello che c'è scritto, le scritte sopra alla comanda. Riga, spazio. Ma dove c'è scritto? Per favore, la prima riga, leggi. Per favore. Allora, sopra leggi scritto order up. Sotto. Dai, no. Tra un altro elemento, il gioco è tutto completamente in inglese. Quindi è uova e bacon. Doppiaggio e scritte con allora, inglese. Allora, il bacon lo trovo in frigo. No, in freezer, lei che tiene il bacon in frigo, te? Sì, assolutamente. Vabbè, no, si tiene in freezer il bacon. Cos'è sta cagata? Sei americano, vai. Comodo che ti giri di lungo, devi accendere il grill. Accendi il grill. Ok, attento lo devi levare però quando si cucina, Però... dai, levalo, prima che brucia. Le uova no, le uova... Oh, cazzo, ho lasciato aperto. Veramente, peccato non avere... Sì, ma leva i cocci! L'è sbriciolato quell'altro, vai. Con la mia potenza dei miei bracci. Vai. Bravissimo. Per spingere ho fatto come la porta del frigo. Eh sì, esatto. Poi, vai, ne faccio 2000. Blender, devo... Accendi il blender. Ho lasciato aperto il freezer. Ho lasciato acceso qua. Il blender, è il frullatore. Sta al posto del lavandino, Alessio. Blender. È una cucina del futuro. Esatto, è la cucina di casa tua, eccolo qui. Poi, metti quello che ti pare dentro al blender. Ma quindi mi sta solo insegnando a... Ma non ci va il latte? Ecco. Sì, certo. Basta, Alessio. Basta, ma quanta roba ci stai a mettere? Che cazzo di... Ma non entra, dai! Non fa l'idiota, lo vedi che non puoi entrare? Lo devo tappare? No, non si tappa. No, non quello, vai. Ecco qui. Guarda che devi fare, ti viene scritto sopra prima che devi fare. La bevanda, la tazza, riempi la tazza, non quello, la tazza. È una tazza questa. Ma è completamente diversa, c'è il vietato di un pino. Ma non c'è quella lì. Anche qui c'è quella del pino. La usa quella, vabbè. Vabbè, vai. Ma c'è un tempo? No, non c'è il tempo. Basta. Ok. Mettila nel piatto e suona. Pronto, cameriere? Vedete, proprio il gioco della tua vita, Comunque, fondamentalmente, questo è il gioco. Facciamo l'ultimo, poi cambiamo scenario. Diventa complesso. No, mai, non ha mai nessun grado di sfida. È il più carino, è il gioco più carino. È quello più figo farlo col... Lo sai con cosa? Schifo. Col vino. Come lo stappo il vino? Con l'altra mano. Prima prendilo in mano. Esatto, stappa. No, guarda. No, era più figo. Riattappalo. Ah, lo posso scostare? No, senti il rumore. No, quella è le lattine. Perché questo qua è senza gas. Cioè, abbiamo vino col gas? No, non c'è il vino col gas. Non c'è. Allora, fai quest'ultimo, così fai vedere. Che cosa è successo qua? Il tè? Sì, perché ti ha dato la bustina di tè il visitatore. Ti ha detto di fare un tè. No, non dentro al blender. Adesso, ovviamente sei proprio demente, Cioè... Allora, cambiamo scenario che è meglio. Tira fuori il burrito, va. No, aspetta, volevo solo fare quest'ultima cosa. Allora devi mettere il coso, il sink. Però ho perso la cosa di te. La mia ricompare. Vai, prendi la teiera. Perfetto, apri. No, non lo mette dentro adesso. Devi scaldarlo. No, ma che lo scaldi col tè dentro? Cioè, veramente sei l'unico che lo scalda.
Aspetta, voglio vedere se prende fuoco. Tra l'altro frigge come se fosse una cosa di bacon, eh? Senti che frigge. Vai, devi prendere una cosa, Alessio. E poi? Dentro la tazza. Dai, nel piatto. Però ho perso la... Nel piatto, no, nel piatto. Mi serve il tè, eccolo qua. No, ma così hai consumato tutto il tè? Non si può spegnere, c'è la griglia accesa, Alessio. Ho capito, qualcosa però dovrebbe fare. No, no, non fa nulla, non fa nulla. Direi che abbiamo finito? Sì, apri il burrito. Per ritornare al menu iniziale. E non me lo fa? Certo che te lo fa. Sei capace? Ci hai provato? Certo, lo facevo con 3 provi, lo facevo. Veramente? Certo. È impossibile. È impossibile, lo facevo con 3 io. Dai, cioè, devi spingere il ma perché guardi troppo verso l'alto? Devi guardare verso il basso mentre lo fai. Vedi? Io lo facevo con 3, consiglio. Va. Voglio vedere il filmato. Apri il burrito. Burrito. Vai, così ritorniamo al menu iniziale, perché in qualsiasi momento è possibile ritornare al menu iniziale, semplicemente si fa sponare questa valigia. Ma si appoggia. No, perché deve sponare quando è sul verde. Apri e te mangi il burrito. Ecco qua. A questo punto carica, non lo so, un altro che ti piaceva. Quanto dura questa sala giochi? Mi sembra 45 minuti. Comunque io devo dire, al contrario di quello che dicono in molti, io non soffro in nessun modo di... Motion sickness? Zero. Sì, vabbè, a questo gioco. Dopo te ne faccio provare uno e scoprirai il nuovo concetto di motion sickness. Vado a provare. Prendi... Va bene, vai. Perché quello dell'ufficio non l'ho capito. Ecco qui. Questo è il concetto, comunque vedete, perché adesso momento... non mi hai fatto spingere il bottoncino? Perché prima voleva farti capire come tornare indietro. Quindi ha detto ricordati che con quel pulsante torni indietro. Job Simulator Walk and Relax. E come vedete sono tutti uguali come concetto, ovvero siete circondati di robe con cui poter interagire, molte delle quali tra l'altro sono puramente estetiche. Per esempio c'è questa particolarità rispetto alla versione PlayStation 4, voi adesso starete vedendo quella HTC Vive. Come vi dicevo, la versione PlayStation 4 per esempio ha molto spesso gli elementi disposti diversamente. Per esempio il ketchup sta davanti invece che qui di fianco e così via. Però il concetto è lo stesso identico. Ho perso la senape, allora, tecniche. Ecco, arriva il primo. È entrata a sinistra, Alessio. Metti musichetta. Guarda sullo schermo che dice. Ah, devi prima pulire. Leva la roba. Ecco, bravissimo. Adesso è entrata a sinistra il tipo. Ah no, accendi il televisore per vedere. E poi tu dirai, entra da sinistra il tipo. No, però accendi il... Ok, bravo. Ah, è da lì che vedo il tipo che entra. No, da sinistra, a sinistra. Sì, però... A sinistra! Cosa cambia? Che a sinistra lo vedi... Perché lo vedi dallo schermo? Vedi dal vero? Perché io sono... Ah, fighissimo, guarda. Non sta entrando nessuno. No, però... tira la leva, tira il numero, prendi il numeretto. Però chi va a pulire là? Dopo tocca a te pulire, più avanti pulisci anche. Cioè vado fino là? Sì. No, non cammini mai, te dal di fuori dal tuo spazio vitale non cammini. È entrato a sinistra e tu non l'hai visto mentre entrava. Ah, è là. Questo vuole che gli dai due hot dog. Ah, no. Chips. Devi passarlo, vedi, devi fa il prezzo. Bel gioco, eh? No, allora, come vi dicevo prima, come vedrete c'è la recensione sul sito che ho curato, ho pubblicato, ho dato 7,5. È probabilmente anche a parità di considerato il costo, comunque come vi ho detto costa 28 euro circa, poco di più su PlayStation 4, pochissimo di più su PlayStation 4 Move. Considerato il prezzo, considerato che comunque c'è parecchio, che vi ho detto sono 16 tutorial in ogni scenario più il gioco libero, è probabilmente il gioco... più carino, soprattutto è il più divertente da far provare a chi non ha mai visto la realtà virtuale, perché veramente devi fare roba che veramente uno fa, appunto aprire i cassetti, cucinare, spostare la roba, quindi da quel punto di vista funziona molto bene, però è ovvio che parliamo, ritorniamo sempre al solito discorso, parliamo di minigioco quando non sono propriamente demo tecniche, questo è per far vedere com'è il funzionamento vero e proprio del... del Vive piuttosto che del Move. Però sicuramente lo potete prendere, lo fate provare a vostra sorella, a vostra moglie, alla vostra ragazza, a parenti, genitori, nonni. E questo è uno di quei giochi che proveranno da subito. Non dà per niente motion sickness, come ha detto anche Alessio. Diverte per quello che deve divertire e fine, insomma, quello è il titolo. Diverte è una parola grossa. Esatto, quello che deve divertire.
Beh, però il riconoscimento, allora adesso vi faccio a te la domanda, visto che tutti lo chiedono. Posso dire una cosa? Comodità del Vive? Ti ho buttato nel cestello qualsiasi merda. Sì, sì, ma infatti, ma perché non è sfida, non è niente, devi prendere i soldi. A livello di coso, confermami, non devi mettere addosso, devi mettere nella cassa. Dicevo, a livello di riconoscimento però del Vive è incredibile, eh? Dicevo, a livello di riconoscimento è figo però, eh? Vabbè, adesso non parla più, è troppo preso da fare sta roba. No, è incredibile, è piacevole, però ancora persiste il grandissimo problema della risoluzione, che questo tu mi dici essere il top di gamma, e ancora l'effetto retino è più che evidente, esatto. Più che evidente. Anche l'effetto qualità, questo tra l'altro è quello che si vede un po' meglio di tutti, perché ce ne sono alcuni che veramente fai fatica anche a leggere. Comunque, visto che dopodiché l'interazione con i grilletti secondo me è 16. Carina, ah, ma no, sempre molto molto artefatta. Sono solo 16 minuti a lei, quindi fai vedere un altro scenario. Solo 16 vuol dire che siamo in anticipo rispetto a piano. No, perché volevo fare anche l'altro giochino che mi hai detto che ma quello però non in sala giochi. Perché non in sala giochi? Perché a sala giochi è su Job Simulator. Nessuno ti vede quando fai quella cosa, ti ho già spiegato. Perché la telecamera sta dall'altra parte, sta lì, esatto. E sono le mance? Sì. Basta, me ne vado. Puoi aprire un altro scenario? Dai, ma non possiamo fare... No, apri un altro scenario. Perché no, Alessio? Questo è per il job simulato. È un problema. Sì, sì. Un altro gioco. Fai vedere il meccanico, visto che prima non l'hai fatto, che anche il meccanico è carino. Alessio è un campione, proprio veramente, avete visto che roba. Vai, prendi il meccanico. Veramente proprio... Sì, hai divertito visto? Pochissimo, Proprio veramente. Più che altro è la temperatura a cui arrivo è veramente veramente. Stai giocando con gli occhiali? No. No, sono con le lenti a contatto in questo momento, sono stato fortunato. Perché discutevamo con Vincenzo che secondo me questo è il più comodo per chi ha gli occhiali, per Vincenzo forse è un po' più il move. PlayStation VR. Vai. Apri. Dove vado? Li apri con la catena, vai. È come il bagno? No, no, è come il meccanico. Non devi tirare la catena, devi semplicemente muovere. Adesso arriva la macchinetta. Ecco qui. Perché hai smontato le luci? Vabbè, se veramente sei proprio demente, vuoi fare un cazzo di livello così per vedere? Vabbè. Cosa devo fare? Guarda sullo schermo, devi mettergli il liquido, gli devi mettere. Levato la batteria. Stai levando tutto, Alessio. Comunque, come vedete, è fatto per persone come lui. Che hanno dei problemi evidentemente chiarissimi. Come funziona il paint? Tanto ho scelto lo stesso colore di cui era già la macchina. Ho usato la esatta stessa sfumatura a caso. E stavo dicendo, come vedete, potete fare quello che vi pare, potete fare senza problemi. Questo è molto Willy Wonka. Perché non avete alcun tipo di... Cioè, avete gli obiettivi per portare avanti questa specie di lunghissimo tutorial, però non potete perdere in nessun modo. Anche qui, in pratica, quello che fate pagare, se adesso alza lo sguardo in alto a destra, guarda, c'è in alto, in alto, in alto, cioè vedete il costo... Ah, costa sempre di più con più minchiate faccio. No, 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 è a tempo. Più tempo stai nel meccanico, più costa come nella realtà, Alessio. Sai, le ore uomo sono quelle che paghi contro il meccanico. Le ore uomo con la gente lavorano, no? Che non fanno sta roba che stai facendo. Devo controllare il cofano della mia macchina. Magari la tua macchina adesso ci stanno dentro le ruote delle ciambelle al posto dei allora, pistoni. Io dovevo mettere il fluido dentro al fluido. Il fluido che avevo, che è la grande quest è trovare il fluido. No, no, non il gas. Non è quello da mettere. Metti di lato, ci sta scritto fluid. Esplode la macchina. Sì, vabbè, te l'ha fatto. Gli è andato bene. Sì, vabbè. Parzi, come vedete, non c'è. Cioè, l'obiettivo ho capito, è. Capito, però così è un po' troppo. Cioè, perché che gli potevo mettere il tè dentro la sì, la questo macchina. È fatto semplicemente per farti fare tutte le interazioni, ma con un minimo di guida. Che c'è? Che è successo? È un pezzo che ho buttato via. La patata è levato. Allora? Gli rimetto una batteria nuova. Vedi, c'è scritto una batteria nuova. Prendi una batteria. No, quella non è la batteria. Ma è quella per la... come cazzo si chiama? La macchina di ritorno al futuro. Ma non è la batteria. Sì, è la batteria. Ok, è finito. Adesso puoi chiuderli. Ah, anche questa era una batteria. Sì, quella è la batteria verde. Ecologica? Sì. Signorina? No, devi spingere quello che ci sta scritto. Prop car. Drop prop. Ti devi dare, ti fa pagare o devi far pagare, Alessio? No, di là, a destra. Ma come là, fai a guarda, vederlo? Scontrino. Tu vedi una prospettiva diversa? No, guarda te, perché me lo ricordo, ci ho giocato. Print e dagli lo scontrino. $2,500. Eccolo lì. Oh, thank you, human. Sta anche ringraziando. You're welcome.
Filagli una banana dentro al volo, dentro al coso. Vedi? Questo qua. Fai il secondo livello. Fai il secondo livello. Tira. Tira la lea catena. Hai detto che posso toccarla. No, devi tirarla. Caldo bestiale. Oh, della spider. Ma perché fai sempre questa cosa ogni volta che arriva uno? Qui non si apre poi. No, finché non sali su non puoi aprire il cofano. Ma come lo apri il cofano poi? Dall'alto? Che cazzo sei, buffone con le mani dall'alto? C'è lo speciale, vedi? Lui gli devi dare un regalo. Fa tutto a caso. Alessio fa tutto a caso, ovviamente. Puoi pitturarle se vuoi, le cose. No, se vuoi le lampadine le puoi pitturare, eh. Come? Metti fluid. Metti fluidi. No, fluid. Levati starà il filtro. Vai su fluids qua. Esatto. Prendi un fluido di un colore che ti piace, tra quelli sotto. Sotto. Esatto. Adesso mettilo sulla lampadina. Non lì sul filtro. Sulla lampadina. Il filtro levalo. Non lì. Sulla lampadina, Alessio. Quale lampadina? Non ci sono. Stacca una lampadina tra quelle che hai messo, le lampadine. Non quella nera, quella bianca, l'altra. Ah, pure questa si può curare, visto? Fighissimo, eh. E poi? E poi l'altra cosa, guarda, per esempio, prendi la lattina. No, la lattina di Coca-Cola. La lattina, guarda, là sopra, Energy. Da questa la puoi sia stappare e bertela, sia la potevi agitare. Se la agitavi, no, mo quando aperta no, sì. Basta? Sì, sì, certo. Hai visto com'è schizzata? Schizzata? Ecco, questo è per farvi capire quello che si può fare all'interno del titolo. Ovviamente è libero, si può fare una scuola. Derpacel. Derpacel. Oppure Deracel. No, però lì che cosa dovevo fare? Colorare di giallo? Le lampadine rimettergliele. No, del colore che puoi. Non penso tu possa far così. Devi staccare e versare, esatto. Bravo. Adesso basta. No, 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 di giallo. Andava bene qualsiasi colore, Alessio. Adesso guarda, devi cambiarla, vedi, left, devi mettere left. No, left, left. Non pitturarla, gira al lato. Esatto. Stash, che è anche il cantante. C'è lo sugar. Ma aveva detto da 16 minuti. Ah, va bene, ok. Ha ragione. No, devi metterlo nel serbatoio di benzina. Lo zucchero. Grazie CC Cleaner che mi ha avvisato che è disponibile una nuova versione. Perché sì, devo mettere lo perché va a zucchero, va. Va a zucchero questo. Sì, basta, è finito, a posto. Falla scendere. E dai il conto. Ormai sono. Perché non c'è? Perché gli devi dare un oggetto per il fatto del coso. No, dagli un oggetto, gli devi dare un oggetto. A lui. No. No. Che stai facendo? Prendi la banana, Ale. No, allora, guarda che ti fai del monitor. Gli devi dare un oggetto. Devi darlo al tizio, devi darlo. Wise, guarda. Ma non si legge niente da no, questo. Prendi la tessera. La tessera al gift. Sta penso dietro. Penso dietro di testa. Alza lo sguardo sulla destra. Alza lo sguardo. Non così tanto. Più a sinistra. Piano piano. Guarda, eccola qui. Dagliela. La vuoi dare? Sì, dagliela. Ma scusa, me l'aveva data. Cioè, perché la usa la prossima volta. Ecco qua, sì. E adesso i soldi. Esatto. I soldi di $2000. Via. Quasi 3000. Ok, allora vi ricordo, questo è Job Simulator, lo avete visto su HTC Vive, ma lo trovate identico in tutto e per tutto anche su PlayStation VR, ovviamente in digitale, andate sullo store, lo comprate, è richiesto sia il caschetto sia assolutamente i due move, non lo potete giocare con il DualShock, per forza con i due move. Questo comunque è 28€, 28,50€ su PC, scusate il contrario, 28€ su Steam, 28,50€ su PlayStation 4, su Multiplayer trovate anche la recensione bella completa e preciso. Ma Alessio, noi finiamo qua? Alessio saluta. Ma prima mi avevi detto che eravamo te in anticipo. Ti faccio vedere un altro, finiamo qua, ciao. Take a look at this board.